Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand, oggi parliamo di cose! Praticamente la prima domanda ce la fa Simone69. Perché dite Fireball pa? Da cosa deriva? Mi salutate, siete grandi. Intanto è Fireball pa. Ora non vi rispondo, vi lascio questa clip. Fireball. È la musica di Pitbull, cazzo! Non la conoscete? Di Pitbull, è che ormai Pitbull ha fatto veramente tante cose. Coca-Cola featuring Pitbull. Tutto la Pitbull. Barilla featuring Pitbull. La seconda domanda è Diego Donati. Parliamo di cose. Cos'è successo lì nella bicicletta? Non ne avete più parlato, è vero? Ce ne siamo dimenticati. Grazie Daniele Donati, grazie che ci segui e grazie per avercela ricordato. Va bene. Rinnegando, cos'è successo quel giorno in bici? Io devo rivivere ogni volta questo momento. Vai. Allora, non era colpa mia. Ero a casa sua. Mi dice, guarda, devo andare da mia zia. Ha due zie, una che vive vicino a casa sua, una che vive vicino a casa mia. Allora io prendo la mia bicicletta, prendo, vado tranquillo e senti dietro. l'idiota che corre in bicicletta. E che dico, ah, ho pensato. Allora vuol dire che vai vai da tua zia, quella che vive vicino a casa mia. Sì, no. E allora, vedo che mi supera. Perché mi piaceva correre di più di lui. Va bene, ok. Ma allora è che mi ha superato e tipo in... Ha fatto così, cioè mi ha tagliato leggermente la strada. Perché? Perché doveva andare a casa di sua zia che abitava vicino a casa sua. Quindi l'idiota non solo, cioè quindi, ah ciao, ah tua zia, sì. Figlio di puttana, no, più o meno ho detto esattamente queste parole. Ah ma va, vieni con me allora. Brutto figlio di puttana. È bello che lui dopo è rimasto in piedi. Ovvio, perché sai com'è nelle biciclette. Se tu prendi G la ruota che c'è davanti, è normale quello che cada. È lui, sai, baldanzoso. Ma io non sono mica caduto. Ma porca troia! Ma guarda che si è fatto male. Cioè, mi sono slambrato il braccio, la gamba, il telefono. Perché è caduto praticamente col braccio sull'asfalto. E sapete che l'asfalto mi lacera la pelle. Sì. L'asfalto non è così morbido. Tu l'hai preso tante volte in faccia, vero? Sì, tante. Vi spiego, era talmente... È bello che non è che gli ho detto niente, sono stato zitto. Ho detto, ma io non sono mica caduto. Anche io, di solito, quando mi incazzo sul serio, sto zitto. Gli ho detto, ci vediamo dopo. E sono andato via. No, mia zia ti ha visto, che è stato insanguinato. Sì, mi ha detto, sì, è vero. E ti ha detto, vieni a lavarti, che è un disinfettante. Lui, mentre si lavava... nell'acqua col disinfettante, io ero lì, non dicevo niente perché Spock era incazzato. Però prima che andasse bene ho detto, vabbè, comunque in ogni caso lo sei impedito perché io non sono caduto. Anche penso che voleva tipo piantarmi un coltello qua così. Anche? Ah, ma io non coltello piantato nella gola. Allora Vaffan Clash chiede, mettete la intro. No. Aspetta, TFG, Fresgam, Netshot, Pisk Boom, Netshot, Van Killer. Praticamente suo fratello, a quanto pare di un anno, la cantava così. Quindi io, Vaffan Clash, ti prego, mandami un video di tuo fratellino, del tuo fratellino che canta la TFG, Fresgam, Netshot, Pisk Boom. Netshot, Van Killer. Prossimo parliamo di cosa? Avrà un ruolo. Un bambino di mano, esatto. Francesco Cardia chiede: parliamo di cose. Avete mai sognato di fare qualcosa di sporco con una prof? No, con una prof, una sì. Prof. Vi prego rispondete. Comunque guardo ogni giorno. Allora, io penso che tutti l'abbiano pensato. Già tu che fai la domanda, vuol dire che anche tu l'hai pensato. E io anche sì. Ne avevamo anche. Ricordate quella di scienza. Okay. Ma tu mica solo, noi, tutta la classe. E buon cazzo, era un gnocco mentale. Il nostro disagio mentale, ma le superiori ragazzi tutti, cioè hai gli ormoni che riescono dalle orecchie. Era giovane anche. Joy Stick chiede, ricordi il 5 maggio? Il giorno delle congiure del Parlamento? Non vedo perché di questo ricordo nel tempo andrebbe interrotto. Se non sapete di cosa stiamo parlando, vuol dire che non ricordate il 5 maggio, il giorno delle congiure contro il Parlamento. Sì, bravo. Ecco che arriva il crescendo. E smettila! Sì, so di cosa stiamo parlando. L'ho visto il numero del mobile. Del fato. Chi non sa, vada su Google e scriva ricordi il 5 maggio di Ivi. Nicola, ultima domanda del giorno, sì, perché le troppe puttanate. Le puttanate scorrono a fiumi nei video dei TFG. Nicola Romagnoli chiede: da piccoli, quale mestiere volevate fare da grandi? Allora, io volevo fare il pilota di Formula 1. Ero scienziato. Ma cosa intendi per scienziato? Quello che inventava le cose.
Quello è un inventore. Che cazzo. Quello che inventava le cose, lavorava con le fialette. No, perché vedeva il vostro caro Dexter, no? Il cartone animato. Che cazzo stai dicendo? Okay. Il laboratorio di Dexter. Era ancora prima. Il laboratorio di Dexter. Ti ricordi quando eravamo piccoli, quella roba lì non c'era ancora. No? Siamo dei vecchi di merda. Io guardavo Kenshiro e volevo fare. Tu volevi fare. Sei già morto. Tu volevi fare. Scusami, tu guardi Kenshiro. Se volevi fare watatata mentre correvi in Formula 1. Sì, no, volevo fare il piatto di Formula 1. Perché è a tempo perso. È a tempo perso. Perché è il tempo perso. Il combattente. Il maestro di Okuto delle 7 stelle di Okuto. Cosa bellissima. E questa è la mia suoneria, ragazzi. Lupen, lupen. Ciao a tutti, ragazzi. Devo rispondere.